Amici sportivi, buonasera. Il calcio in Serie A oggi ha rivendicato quello che è uno dei motivi principali della sua presa popolare, cioè la imprevedibilità dei risultati. Niente scontato, il più debole sulla carta spesso batte il più forte. Così abbiamo visto un Cagliari in una partita aspra battere il Napoli al San Paolo. Abbiamo visto la Roma sconfitta nettamente sul terreno del Genoa. La Juventus costretta al pareggio dall'Atalanta a Torino e la Sampdoria non andare oltre lo 0-0 sul terreno della Fiorentina. E anche l'Inter e il Milan, l'Inter in casa col Bologna, il Milan a Cesena, sono venute fuori col punteggio pieno ma solo al 90° minuto, quindi proprio sul filo della chiusura della partita. E poi c'è il Pisa, ecco, questo Pisa, la città che non ha solo la piazza dei miracoli, ma adesso anche la squadra dei miracoli, che ha speso pochissimo, come sempre in maniera molto avveduta nella campagna acquisti, e per ora sta dando spettacolo ed è in testa insieme al Milan e all'Inter alla graduatoria, però siamo alla seconda giornata. Ma vediamo insieme questa schedina interessante da un punto di vista dei risultati. Bari-Torino 2-1-1, a Cesena Milan-Cesena 1-0-2, Fiorentina-Sampdoria 0-0-X, Genoa-Roma 3-0-1, Inter-Bologna 1-0-1, Juventus-Atalanta 1-1-X, Lazio-Parma 0-0-X, a Napoli-Cagliari-Napoli 2-1-2, Pisa-Lecce 4-0-1, Barletta-Ascoli 0-0-X e poi a Modena-Foggia-Modena 3-1-2, Casale-Empoli 2-2-X e Spal-Treviso 1-0-1. Altri risultati Serie B: a Brescia Salernitana-Brescia 2-1, Cosenza-Verona 0-0, Cremonese-Taranto 0-0, Messina-Triestina 1-0, a Padova ancora Padova 2-1, Pescara Regina 1-0, Reggiana Lucchese 2-2, Udinese Avellino 0-0. Adesso le classifiche, prego. Seconda giornata, Pisa Inter Milan 4, Atalanta Juventus Sampdoria 3, Genoa Roma Lazio Bari Cagliari 2, Napoli Parma Torino e Fiorentina con 1, Bologna e Cesena 0. Serie B. Foggia Ancona 4, Ascoli, Verona, Avellino, Lucchese, Pescara, Salernitana 3, Cremonese, Regina, Taranto, Messina 2, Barletta, Padova, Reggiana, Triestina, Cosenza 1, Brescia, Modena 0 e Udinese meno 4, perché sappiamo che Udinese è partita con l'handicap di 5 punti. Adesso io comincerei subito la serie dei collegamenti, pensiamo che le sedi siano pronte, adesso sentiamo se c'è qualche segnalazione, va tutto bene? Pronto Firenze? Ecco, perché le partite, lo sappiamo tutti, sono terminate mezz'ora fa. Quindi vediamo via via che cosa peschiamo. Cominciamo con Firenze, con questo 0-0 fra Fiorentina e Sampdoria. Marcello Giannini. Sono allo stadio naturalmente e via le immagini dallo studio della sede di Firenze. È il secondo, il terzo minuto, punizione e Kubik. Oggi si può dire Kubik quasi gol, traversa e Pagliuca mette in angolo. Quasi gol ve lo spiegherò con le immagini. Al dodicesimo ancora ci si prepara a vedere un'altra punizione di Kubik e Pagliuca è bravo, blocca a terra. Al diciassettesimo la Sampdoria, che ha manifestato una superiorità territoriale, guardate Dossena, sembra un ragazzino, cross, Bonetti, e questa volta è Landucci a salvarsi in angolo. Il tiro era difficile e toccherà ancora a Landucci, 2-2 con Pagliuca, a replicare sul tiro di Catane. Al quarantesimo ci si prepariamo a vedere un episodio, ma non è molto significativo perché sembrava anche l'azione viziata da fuori gioco. Comunque vedete, si scontrano i due, va a terra Mancini, non è niente. Si litigano, protestano, Mancini dice ma lascia fare, non ho protestato, e l'arbitro lascia correre. Longhi è stato molto severo oggi in questa partita. Alla ripresa 2-20, ancora una traversa, la presa dell'olio questa volta, ha cambiato nome l'autore che firma le traverse, però la Fiorentina è sempre sullo 0-0, anche se la Sampdoria, dico, è oggi, si può considerare, vedete la testa di Cerezo fuori, si può considerare la squadra che ha deluso di più, in quanto i Viola, giocando in tutta umiltà, hanno, come abbiamo visto, messo in difficoltà la retroguardia blucerchiata. Siamo alla fine, ancora, ecco perché
poi esordito con Catania, sfiora il gol. Era destino che oggi, non so se le immagini torneranno, sì, sono qua allo stadio, era destino che oggi questo giocatore, che è stato forse tra i migliori in campo insieme a Bonini, a Bonetti cioè, questo giocatore, dico, doveva segnare forse sul piano personale, sul piano della partita forse il risultato è più giusto così, 0-0, era la partita dei grandi assenti, mancava Vialli da una parte, mancava Dunga dall'altra, e così forse lo 0-0 era nell'aria, no, non era nell'aria, la partita è stata bella, vincente per certi tratti, dominata territorialmente dalla Sampdoria, diretta in maniera severa dal Longhi, finita 0-0 con la soddisfazione generale. A te la linea. Adesso è pronto, vedo pronto Torino, questo 1-1 fra la Juventus e l'Atalanta, Cesare Castellotti. È una partita un po' tesa, qui in questa prima immagine che vi proponiamo, Marocchi, Casiraghi, la deviazione di Ferron sul testa di Casiraghi, una punizione per la Juve, Baggio che colpisce la traversa, riprende Essler ma manda troppo alto, rimessa qui di Agostini per Marocchi, poi interviene ancora De Agostini, attenzione, Baggio va a terra su intervento di Bonacina, la Juventus invoca come vedete il rigore ma invano. Al 26esimo, qui è importante, Fortunato viene atterrato in area da Catelli, questa volta Fabbricatore il rigore lo dà e Baggio lo trasforma, 1-0 per la Juventus. Andiamo subito alla ripresa, serio pericolo qui per la Juventus, il tiro di Perrone, la ribattuta di Tacconi e poi il salvataggio in extremis di Napoli. 32esimo da Stromberg, ecco il mani in area di De Marchi e c'è rigore per l'Atalanta. Incidenti sugli spalti, prima volta che lo stadio delle Alpi vede incidenti, intanto Evair per l'Atalanta trasforma ed è l'1-1. Scontri ancora fra tifosi e polizia, poi occasione per la Juventus, Alessio, Baggio e Ferron che blocca e in ultimo questa opportunità per l'Atalanta, Caniggia da questi a Evair, la sua conclusione, la parata di Tacconi. Visto che abbiamo fatto vedere anche immagini degli incidenti, c'è da dire che fortunatamente per il momento, e speriamo ancora anche dopo, non abbiamo notizie di problemi, di feriti, e speriamo, come dicevo. La Juventus ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto oggi, tenuto conto di due o tre cose. Intanto ha dominato per tutto il primo tempo, ha colto, come abbiamo visto, una traversa, e si è vista negare quel rigore su Baggio, per atterramento su Baggio, che probabilmente c'era, è roba da Moviola. Nella ripresa bella reazione dell'Atalanta, però il secondo tempo è stato dominato più dal nervosismo, dalla tensione, che dal bel gioco, dalla tecnica. Ho concluso da Torino. Ecco, belli sintetici così, e adesso passiamo a Napoli, questa vittoria del Cagliari a Napoli per 2-1, Luigi Necco. Il Napoli debutta, Maradona no, il Cagliari chiarisce subito, non è la squadra Cuscinetto. Cross di Silenzi, non ci arriva Ierpo, ma ci arriva il numero 7 del Cagliari che manda in angolo. Il Napoli nei primi minuti ha tentato di attaccare, ma il Cagliari era vivacissimo e così va vicino al risultato dopo appena 7 minuti. In area un po' di confusione da parte del Napoli, un rigore reclamato, l'arbitro Nicchia rifiuta. E la partita prosegue con un Cagliari sempre più aggressivo e con molto nervosismo in campo. Per esempio un fallo di Alemão, che purtroppo non riusciamo a inquadrare meglio, gli frutta l'espulsione. Beh, la gente del calcio non ha ancora smaltito il bollore dell'estate. E così Napoli rimane al 27esimo in 10 uomini, 9 che giocano dinanzi a Galli e nervosismo, anche Crippa ammonita. Ah già, gli ammoniti sono stati 5 per il Cagliari, 3 per il Napoli più un espulso. Come vedete una partita dai nervi un tantino esaltati. E torniamo al calcio. Il calcio vede, ecco, bellissima azione di Cornacchia per Rocco, forse c'era un fuorigioco di Fonseca, e va al gol. 1-0 per il Cagliari al 35esimo. Il Napoli tenta di riordinarsi, spara delle bordate come questa di Crippa, ma senza risultato. Ielpo è stato bravissimo. C'è forse anche un reclamo per un fallo di manico su questa azione che è passata poco fa, ma invece l'arbitro concede il rigore per questo fallo su Silenzi, rigore realizzato da Careca. Scade il secondo tempo, 1-1 tra Napoli e Cagliari. Il secondo tempo si apre con un Napoli che sembrava aggressivo, testa
minuti di silenzio e traversa. Ma più di questo non abbiamo visto fin quando il Cagliari non ha preso di sopravvento e è andato alla vittoria col 2-1 con questo gol di Fonseca che ha lasciato Galli disperato. Il Cagliari ha continuato ad attaccare, sfortunato in questa occasione, un pallonetto non molto ben centrato. Il Napoli finalmente ha sostituito qualche giocatore, c'è stato un po' più di vivacità, ma ahimè ormai la partita era segnata. Bel tiro di De Napoli, un'altra discesa del Cagliari che tenta, è vero, ma Galli questa volta è prontissimo e finisce così una partita che dichiara che il Napoli è molto Maradona dipendente, almeno per questa fase. Bisogna dire questo, abbiamo visto sulle fasce del San Paolo camminare alcuni spettatori, qualcosa non va in questo stadio per quanto rinnovato. E il Napoli si è detto tanto che vuole parlare straniero quest'anno, europeo, c'è molti che preferirebbero sentirlo parlare ancora italiano. Certo che il Cagliari ha fatto una bella impresa, si è risollevato subito dalla prima giornata, la bambola presa, come suol dire, presa dall'Inter sul suo terreno, e in una partita aspra, avete visto, è andato a vincere sul terreno del Napoli, che insomma sarà Maradona dipendente, però è sempre una grossa squadra anche se Maradona non c'è. E adesso passiamo all'Inter, questa Inter che proprio in extremis con Bianchi ha battuto il Bologna per 1-0. Gianni Vasino. Si apre con la consegna a Zenga del premio per il miglior portiere del mondo. È il secondo anno che Zenga ha questo riconoscimento. Bel cross di Bianchi per Serena che di testa costringe Cusin a una respinta volante. Poi sull'altro fronte, Detari, grandissima la sua partita, serve Monini che sbaglia la mira. Fausto Pizzi lancia bene Klisman che spara ma Cusin mette in angolo. E poi ancora Detari che recupera bene e poi impegna a terra Zenga. Tutto qui il primo tempo. Nel secondo tempo, gran botta di Matteus che va fuori di pochissimo. Ancora un'incursione del tedesco dell'Inter che trascina i suoi in avanti. Si salva Cusin uscendo con i piedi al limite dell'area. Punizione di Detari e mischia davanti a Zenga. Nessuno ne approfitta fino alla respinta di Bergomo. E qui c'è un atterramento sospetto di Klisman da parte di Tricella e Sassi questa sera ci dirà tutto. Guardate com'è ridotto San Siro, davvero in condizioni pietose. Bianchi pesca bene Matteus che scaglia sulla traversa. Attacca il Bologna e questa volta il palo lo coglie Detari. E finalmente al 44esimo Breme si impossessa del pallone, lo mette al centro, respinge corto la difesa del Bologna, controlla di petto Bianchi e va a segno. Nulla da fare per Cusin. Rivediamo la rete da dietro la porta. È una bellissima inquadratura, guardate, nulla da fare per il portiere del Bologna. Un Bologna che è andato in campo e si è chiuso nella propria metà campo, prontissimo a sfruttare tutte le occasioni che potevano proporsi in contropiede e Detari ha dato saggio di maestria calcistica. Sull'altro fronte l'Inter ha forse pagato un po' l'euforia della prima partita vinta a Cagliari. L'aveva detto Trapattoni che dovevano i suoi uomini in qualche modo ritrovarsi. Era la prima volta che giocavano sul terreno di San Siro e hanno pagato in più di un'occasione il mancato controllo di palla. Tutto sommato però alla fine i diritti della classe hanno pagato. A te Paolo. Grazie, adesso passiamo alla C1, oggi debuttava, vediamo C1, girone A. Carpi Vicenza 0-0, Carrarese Prosesto 1-0, Casale Empoli 2-2, Piacenza Chievo 3-0, Como Trento 2-0, Fano Mantova 3-1, Monza Baracca Lugo 1-0, Pavia Varese 2-2, Venezia Spezia 2-1. Adesso vediamo il Genoa che ha superato la Roma per 3-0, Giorgio Bubba. E allora la Roma forse pensava alla goleada. All'inizio si è visto Feller, come era successo con la Fiorentina, ma oggi è no. Ci ha pensato subito il Genoa a farcelo capire. Guardate, c'è un fallo su Paccioni, ma regola il vantaggio per il Genoa. E Ragno, arriva Onorati, rete, 1-0. E la Roma si accorge che il Genoa è una bella cosa. Poi Salsano tira alto. C'è una punizione per la Roma, Nela, ma Piotti si è tuffato il pallone da fuori. Ora guardate questa azione che è da manuale. Aguilera e Ragno, ancora Aguilera di testa, molto basso in rete, stupendo. Finisce il primo tempo, il secondo tempo inizia con un gol della Roma di Aldair, ma
il gol è stato annullato dall'arbitro. Lo rivediamo senza rallentatore, ma si capisce chiaramente che era in fuorigioco. E poi il fallo di Nela su Paccione e il gol di Aguilera su calcio di rigore. La Roma ha avuto il vantaggio così di non lasciarsi mai andare. Giannini ci ha provato, ma è stato il Genoa che ha avuto l'occasione migliore. Guardate questa di Caricola, dialogo con Aguilera, Caricola, si mangia veramente un gol fatto. E poi all'ultimo minuto Carnevale coglie la traversa. Quindi se una settimana fa, dopo il 4-0 della Roma sulla Fiorentina, si è detto viva Roma, oggi occorre dire viva Genoa. Genoa che già aveva dimostrato che valeva qualcosa, costringendo il Milan a una vittoria affannosa nella prima giornata. Oggi una vittoria piena. Non c'era Scuravi, dato in Cecoslovacchia per un guaio agli adduttori. C'era Paccione. Paccione e Aguilera hanno fatto la differenza, ma la vera differenza l'ha fatta Osvaldo Bagnoli. Il suo lavoro premia il Genoa e premia anche i genuani, che oggi hanno avuto una buona notizia. Dobrovolski, il sovietico, arriverà a ottobre, ma arriverà. È tutto della linea, Paolo Valenti. Grazie Giorgio, adesso passiamo a Bari, 2-1, partita dei colpi di scena, ha vinto il Bari appunto per 2-1, Franco Strippoli. Il primo affondo è del Torino e Lentini sulla sinistra, Brambati manda in calcio d'angolo e sugli sviluppi dell'angolo nasce il gol, difettosa respinta di Drago e Miller manda in rete 1-0 per il Torino all'ottavo minuto, comprensibile gioia del brasiliano, mentre al 17° esce Maiellaro per infortunio, il Torino va ancora vicino al gol con Lentini su cross di Martin Vasquez. Ancora il Torino da Martin Vasquez a Miller, evita Drago, calcia però sul fondo, questa occasione al 28° minuto. Poi il Bari si fa vedere con Raduccioiu, bel tiro su punizione parato in due tempi da Marchigiani, poi il gol da Gio Paolo, perfetto assist per Raduccioiu che batte tutti sul tempo ed è l'1-1 al 39° minuto. Nella ripresa, gran tiro di Di Gennaro, oggi al rientro con palla che termina fuori, ed è il Torino che colpisce la traversa con Policano. Ancora il Torino si fa vedere in avanti, cross di Lentini, palla in aria, batti e ribatti, poi c'è un intervento involontario con la mano di Brambati che rinvia, l'arbitro era ben appostato, ancora il Torino, questa volta Martin Vasquez calcia, il gol è di Bresciani, è entrato nel secondo tempo ma l'arbitro annulla su segnalazione del guardalinee per fuorigioco di Martin Vasquez. Poi al 44° il gol del Bari su rigore concesso per un intervento piuttosto ingenuo di Carillo che colpisce con la mano, tira Gio Paolo ed è il gol del 2-1, successo del Bari, primo successo del Bari in campionato al nuovo stadio San Nicola. Dunque in Puglia negli ultimi giorni sono arrivate le piemontesi ma non hanno avuto molta fortuna, la Juventus è stata sconfitta a Taranto, il Torino oggi a Bari. Torino però, come avete visto, punito dai suoi errori. Nella prima mezz'ora il Torino ha avuto a disposizione almeno 3 palle gol per archiviare definitivamente l'incontro. Invece ha praticamente fatto crescere il Bari che pian pianino si è ripreso e ha messo in difficoltà l'avversario pareggiando con Raduccioiu e mantenendo in equilibrio la gara nel secondo tempo. Poi proprio alla fine il Torino nell'ultimo quarto d'ora ha tentato anche di ripassare in vantaggio, poi proprio alla fine dell'incontro quel fallo di mano piuttosto ingenuo di Carillo e il gol su rigore di Gio Paolo. Dunque partita che il Bari forse non meritava di vincere, ma il calcio è questo. Da Bari tutto, in linea a Paolo Valenti. Grazie, sono giunte adesso in questo istante proprio le quote, mi pare, del Totocalcio. Eccole, ai 13.329.424.000 lire, una buona borsa come suol dire. Ai 12, 9 milioni e mezzo, circa 9.489.000 lire. Perché siamo qua con i numeri, diamo altri numeri, quelli della serie C1, girone B. Ecco qua, Arezzo Nola 3-0, Battipagliese Ternana 0-0, Casarano Giarre 1-0, Catania Monopoli 0-0, Catanzaro Pute Olana 0-0, Palermo Siracusa 2-0, Perugia Licata 0-0, Siena Andria 0-0, Torres Casertana 1-0. Adesso vediamo se ci colleghiamo con Cesena per il successo in extremis del Milan per 1-0, per Paolo Catozzi. Eccomi, partita spettacolare, ma le prime emozioni solo al 15°, è Carbone che dà al centro, poi Agostini raccoglie e mette sopra la traversa, risponde subito il Cesena, siamo a un minuto dopo e questa botta è di Amarildo con risposta di Pazzagli, ancora il Milan, Carbone per Gullit si fa strada ma poi è bravo Fontana a respingere il suo tiro. Grande punizione di Donadoni e Fontana respinge con, sì,
osservato il portiere del Cesena, che sarà uno dei migliori in campo. Ora è Pierleoni, potrebbe fare l'1-0, invece mette di poco a lato. Ancora il Cesena e Ciocci, e questa volta è Passagli che risponde. Vedete, le emozioni non mancano. Baresi in avanti per Gullit, per Van Basten, deviazione in calcio d'angolo. Ancora il Milan, Donadoni, traversa di Gullit, traversa di Van Basten, poi fischierà l'arbitro per una carica al portiere Fontana. E siamo al secondo tempo, Van Basten si fa strada, tira, risponde Fontana. Punizione di Donadoni, bravissimo ancora Fontana, è l'eroe della partita, anche se sentiremo poi piuttosto sfortunato. Piraccini, una delle poche sortite del secondo tempo del Cesena, ancora dalla bandierina, Gullit su tutti, ma il pallone sfiora ancora il palo sulla destra di Fontana. Ancora un colpo di testa, questa volta è Maldini a mettere fuori, poi Donadoni va a terra per questo intervento, Gullit respinge Fontana, Van Basten nel 45esimo del secondo tempo, e il Cesena perde così per 1-0. Alla fine Sacchi, l'allenatore del Milan, dirà che in fondo nel calcio vince chi gioca meglio e anche chi tira più in porta. In effetti è stato così, ma perdere al 90esimo in effetti offende il modo, tanto più che Fontana era stato il migliore in campo. Comunque il Milan è in crescendo nonostante i risultati di vittoria su misura. Il Cesena si prepara a disputare un campionato molto combattuto. È tutto, linea Paolo Valenti. Benissimo così, Catozzi. E adesso passiamo alla Lazio e il Parma. Hanno fatto 0-0. Donatella Scarnati. Sì, recuperato Pin, Dino Zoff contro il Parma ha schierato la stessa formazione sconfitta 3 giorni fa dal Modena in Coppa Italia all'Olimpico. Lazio in avanti fin dai primi minuti, al quinto il tedesco Riddle crossa molto bene, ma De Marco si salva in angolo. Passano 2 minuti, ci sono dei problemi e Sosa, servito da Sergio, ci prova di testa ma il tiro è alto. Ancora la Lazio in avanti, punizione di Domini, in aria c'è Riddle, si gira, para con facilità Taffarelli. Al 20esimo ecco una delle rare azioni del Parma in contropiede con Brolin, para a terra Fiori. Al 23esimo c'è la prima ghiotta occasione per i padroni di casa, Sergio entra in aria, sfugge ai difensori avversari ma non c'è nessuno che riesca ad approfittarne. Al 28esimo il calcio di rigore concesso dall'arbitro Ceccarini alla Lazio per un intervento di Apolloni su Riddle. Ruben Sosa parte da lontano e sbaglia, ripete l'errore commesso contro la Spagna ai mondiali. Siamo al secondo tempo e Bergodi, eccolo per Riddle, liscio di Minotti, Riddle tira e Taffarel para in 2 tempi. All'11esimo ci prova il Parma con un gran tiro da lontano di Catanese che impegna Fiori. Al 13esimo punizione di Domini parata comodamente da Taffarel. Al 32esimo Bergodi sulla destra, rimpallo tra Pin e Grun, palla Ruben Sosa che tira di testa. La partita finisce 0-0 tra i fischi dei tifosi. Cliente davvero scomodo questo Parma per la Lazio, una Lazio sicuramente condizionata dalla sconfitta di giovedì scorso e che oggi era scesa in campo per cancellare l'eliminazione dalla Coppa Italia. È stata una partita difficile soprattutto sul piano psicologico, dall'inizio alla fine la Lazio ha cercato il gol ma glielo ha impedito un Parma bravissimo nel chiudersi in difesa e nel neutralizzare il solito gioco sulle fasce dei padroni di casa. Una nota di merito dunque per la formazione di Scala, mentre alla Lazio non resta che recriminare per il rigore sbagliato da Ruben Sosa. Ed è tutto, ti restituisco la linea, Valenti. Benissimo, adesso per ultimi mandiamo i primi. E adesso pronto il collegamento per Pisa, Pisa-Lecce 4-0, Rolando Rutini. Ecco, è il Lecce che attacca al 13esimo minuto. Il Lecce è stato più attivo nel primo tempo. Ecco Morello che serve Pasculli, Pasculli di poco fuori. Al 22esimo ancora il Lecce in attacco, Moriero serve Pasculli che lancia Alenikov, però Alenikov non riesce a battere il portiere pisano. Al 31esimo il Pisa passa in vantaggio, ecco c'è questo fallo di Alenikov su Piovanelli, lo stesso Piovanelli tira il calcio di punizione fortissimo da 30 metri ed è il primo gol del Pisa. Al 33esimo il Lecce ancora in attacco, Moriero tira in porta, respinge il portiere, la palla finisce sui piedi di Pasculli che spara alto sulla traversa. Al 41esimo il Pisa potrebbe raddoppiare, Piovanelli in contropiede, l'argentino Simeone, serve l'argentino Simeone che però non riesce, cioè il suo tiro viene salvato in angolo dal portiere. Siamo nel secondo tempo, vediamo il secondo gol del Pisa al 5° minuto, segna Simeone ed è il 2-0 per il Pisa. Al 20esimo il terzo gol,
realizza Padovano che fa uscire il portiere, guardate, e lo batte con un tiro imparabile. Non pago ancora del risultato, il Pisa porta a 4 i gol al 38esimo sul contropiede Padovano a Piovanelli, ecco Piovanelli, ed è il quarto gol. Quindi una partita, non si può dire una partita a senso unico, comunque un Pisa splendido, una bella partita veramente, il Lecce, il miglior Lecce si è visto nel primo tempo, poi il Pisa ha dilagato e non c'è stato più niente da fare. Quindi una bellissima vittoria, è la prima volta che il Pisa si trova in testa alla classifica a punteggio pieno e quindi ha meritato però questa vittoria, ha meritato anche domenica scorsa la vittoria a Bologna. C'è da dire anche che ci sono state due espulsioni, è stato espulso Marino del Lecce e l'allenatore Boniek, è tutto linea valente. Grazie, adesso prima di due notizie, vediamo i gol rallentati, sempre nella scelta di Gabriele Tramontano. Attesa che partano, vi ricordo la domenica sportiva, stasera, tra gli ospiti per calcio Trapattoni, Cecchigori e Falcao. In studio anche le medaglie d'oro di questa estate di varie discipline, cioè gli italiani che hanno vinto, che sono andati sul podio in varie discipline sullo scalino più alto. Poi ci sarà Valerio Bianchini che presenterà con Mabel Bocchi il campionato di basket. Poi vi ricordo domani alle 20:30, anche domani anticipato, il processo lunedì che andrà in onda da Castellammare di Stabia. E poi voglio fare a nome di tutti gli sportivi un augurio a Vicini per l'infortunio che ha riportato così accidentalmente con una frattura di un calcagno. Adesso vediamo il Totip. Ecco, è pronto il Totip. Allora, prima corsa X1, seconda corsa XX, terza corsa 2X, quarta corsa 1X, quinta corsa 1X, sesta corsa 2-2.